In epoca vichinga, i combattenti usavano grandi scudi rotondi di legno. Le saghe norrene citano specificamente il legno del tiglio per la costruzione degli scudi. Uno scudo doveva essere abbastanza grande da fornire la protezione desiderata. Quando un guerriero costruiva uno scudo per sé, lo adattava in modo da coprire almeno il busto. Per questo motivo, gli scudi erano di diverse dimensioni. Gli scudi dei vichinghi erano costituiti da assi di legno rivettate con un foro centrale per la mano. Gli scudi erano anche molto decorati e alcuni erano dipinti con motivi o simboli religiosi. Al centro dello scudo c'era una sporgenza di ferro a cupola per proteggere la mano. Alcune navi vichinghe erano dotate di supporti laterali su cui venivano montati gli scudi. Servivano come protezione aggiuntiva per i rematori e attraverso colori e simboli identificavano anche chi era a bordo della nave.